Luiz da Silva rimane in carcere come unico indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto oltre ottobre 2023 a Rimini. Gli investigatori stanno cercando di comprendere il movente del delitto, ipotizzando che sia legato alla paura di da Silva e della sua amante Manuela Bianchi, che Pierina scoprisse la loro relazione extraconiugale. Bianchi temeva di perdere la custodia della figlia minorenne, mentre da Silva temeva di perdere i benefici economici del suo matrimonio con Valeria Bartolucci. Il rapporto tra Pierina e la nuora Bianchi si era raffreddato dopo che Manuela aveva rivelato al marito l'esistenza di un altro uomo senza fare nomi. Una conversazione telefonica tra Pierina e i suoi figli, avvenuta il 30 settembre, avrebbe aggravato la situazione. Pierina accusava Manuela di essere interessata solo ai soldi del nuovo compagno, creando tensioni ulteriori. Valeria Bartolucci, moglie di Da Silva, avrebbe informato Manuela di questa conversazione, alimentando le sue preoccupazioni. Manuela, spaventata dalla possibilità di perdere tutto, avrebbe confidato i suoi timori a Da Silva, che secondo gli inquirenti avrebbe orchestrato l'omicidio per proteggere la loro relazione. Gli scambi di messaggi tra Da Silva e Bianchi evidenziano la loro preoccupazione per il futuro della loro relazione e i possibili scandali familiari. Da Silva avrebbe cercato di rassicurare Manuela, esprimendo odio verso la suocera e sostenendo che la famiglia di lei non la volesse realmente. Questo scenario avrebbe portato all'omicidio, con Da Silva che si sarebbe preparato un alibi, ma senza successo, poiché le indagini hanno smascherato le sue intenzioni.